bello non ci potrebbe essere che quello musicale, per raccogliere una persona particolare oggi nel nostro istituto, che rappresenta una delle espressioni più belle, interessanti, di un percorso formativo e anche di impegno in senso di studio, di ricerca sociale, politico e quant'altro. Una di quelle sorprese che capitano nella vita, ragazzi, che neanche io mi sarei aspettata, perché ho provato qualche volta a cimentarmi con i libri di matematica del professor Di Freddi, ma io non sono del settore, non sono di una branca. Invece, molto più per me interessanti, di stimolo, sono le sue riflessioni su altri settori. E questa frase che pubblicava sul suo sito, di cui penso che lui appunto conosca, non sappia l'emisfero sinistro ciò che fa il destro, è una di quelle domande che davvero potrebbe essere una strada da percorrere per quanto riguarda le nostre concettualizzazioni di identità, di socialità, di relazioni, ma anche di costruzione del sapere. Ma insomma, non voglio dire più di tanto, perché già dire che il professore Di Freddi è venuto sostituito queste due cose, professore, perché sennò potrei non parlare. È un divulgatore scientifico, si interessa di storia, ha scritto di storia della scienza, di filosofia, di politica, religione, esegesi, filologia e saggistica varia. Ecco, professore, noi siamo in un contesto dove le scuole, la nostra scuola, rappresenta un po' le anime del percorso formativo della scuola italiana, degli ordinamenti, dove sono compresenti il percorso scientifico, tecnico e professionale. Quindi diciamo che sono quegli approcci al sapere che davvero non sono separati, filosoficamente sappiamo che nessun sapere è separato, ma che caratterizzano i talenti, i modi di approcciarsi alla conoscenza degli ognuno di là. E che nel contempo si compenetrano sempre, come nel mondo poi della psicologia, visto che lei ha fatto riferimento a Chomsky nella sua formazione, sappiamo essere generativo di qualsiasi formazione e sviluppo interattivo tra pensiero e linguaggio. Insomma, dico cose così, ragazzi, perché ognuno poi faccia le sue riflessioni, piccoli input che servono ad introdurre Pier Giorgio Di Freddi e a ringraziare ma davvero un grazie speciale a Guardia Grele Opera, che ci ha dato, ha messo a disposizione questa opportunità, appunto una di quelle cose che si pensano in strada nella vita, e ci realizza questo incontro. Passo la parola al professor Gian Giacomo Arsibilio, che chiaramente è di origini guardiesi e ha legami con Guardia Grele Opera, che ci presenta le nostre musiciste, e poi vicino al professore Di Freddi al tavolo invito i docenti che sono anche responsabili di indirizzo della scuola, quindi Gianfranco Marsibilio, che lo è per l'Istituto Tecnico Economico, il professor Rocco Iezzi, che lo è per l'Istituto Professionale, e il professor Vincenzo Prevalini, che lo è per il liceo scientifico, e quindi loro rappresentano queste tre anime, mettiamola così. Grazie professore, buona giornata, buon momento a tutti. Grazie. E vi presento la violinista Cristina Palucci e il violoncello vi sarà suonato da Simone. Due difetti grandi nella vita: è un commercialista che prossimamente farò venire pure a fare qualche lezione qui a scuola. I due difetti sono che è un commercialista che crede di essere un musicista e al tempo stesso è un tifoso della Juve, quindi capite bene che la notizia non è che va avanti da 60 anni a questo punto, quindi veramente
grazie di cuore, grazie anche a Maurizio Colasanti, a tutta l'organizzazione di Quartiere Greve Opera per questa bella opportunità che questa mattina ci daranno. Grazie ancora a tutti e buon ascolto. Thank you.
due fuochi, poiché io non sono tanto in quella parrocchia lì, quindi mi sono spostato, però si sente, forse qualcuno si lamenta in anno. Vabbè, vediamo. A voi da fastidio? Ecco, allora dunque, siamo qui, voi mi hanno detto che siete il liceo scientifico, poi ci sono scuole più professionali e a voi non dà fastidio? O sono solo io che sento una voce così? Ah, forse perché è vicino. L'altra cosa sarebbe togliere i crocifissi, cosa che mi posso rimettere. Mi posso rimettere in chiesa. Non mi sentite questo. Forse sono soltanto io che comincio a sentire le voci, poi soprattutto a quest'ora della mattina, tu le senti. Detto così sembra una cosa strana, perché innanzitutto la musica si sente con le orecchie, no? Quindi è una cosa sensoriale, anche chi è analfabeta musicale, cioè non sa magari leggere gli spartiti o riconoscere le note sul pentagramma, in realtà basta che senta, può benissimo non soltanto fruirne in maniera passiva, cioè ascoltare la musica, ma spesso può anche diventare musicista senza saper scrivere e leggere la musica. Molti dei cantanti, per esempio, della musica popolare, a partire dai Beatles, no, che fanno parte un po' dei mostri sacri ormai del Novecento, erano musicisti che sentivano semplicemente la musica all'orecchio, senza avere idea di come si potesse scrivere o trascrivere, avevano a sua volta bisogno di tecnici o di specialisti che lo facessero per loro. Naturalmente questo è soltanto dal punto di vista della scrittura, ma la matematica cosa c'entra con la musica? Sembra proprio l'esatto contrario, la matematica parla attraverso delle formule, queste formule sono formule astratte, la musica parla attraverso dei suoni che sono invece delle cose concrete. Qual è il legame che c'entra la matematica e la musica? E la cosa strana che uno scopre quando va a guardare nella storia, si accorge che millenni fa, 2500-2600 anni fa, c'è stato qualcuno sud Italia, un po' più sud che qua, in Calabria in realtà, che ha scoperto appunto queste relazioni fra le prime relazioni fra la matematica e la musica. Questo qualcuno è uno di cui tutti conoscete il nome per altri motivi, si chiamava Pitagora e immagino che tutti voi abbiate sentito parlare del teorema di Pitagora, che non c'entra niente con quello che voglio dire stamattina. Pitagora era, non si può nemmeno chiamare un matematico o un filosofo, una volta non c'era questa distinzione, una volta c'erano gli uomini di cultura che sapevano un po' di tutto e cercavano di non tenere separate queste
anche del sapere. Oggi invece ci siamo tutti specializzati, quindi può sembrare strano che uno faccia il filosofo da un giorno e poi l'altro giorno faccia il matematico. Ma Pitagora faceva appunto tutte e due le cose. E chi racconta, naturalmente queste poi sono leggende, perché poi è passato tanto tempo, le vite di Pitagora sono state scritte secoli dopo la sua morte. Non si sa nemmeno bene se Pitagora sia mai esistito, addirittura, puoi dire che come se ne parla, no? Si parla di tante persone, per esempio, alcune delle quali sono già state citate agli inizi, che di cui si dice che sono esistiti, però insomma sono leggende. Per esempio, una leggenda che si racconta su Pitagora, che fa dubitare che sia vera questa storia, è che i suoi discepoli dicevano che Pitagora aveva dei poteri straordinari, e in particolare un giorno uno di questi discepoli lo seguì mentre la mattina andava al fiume a lavarsi e dice: l'ho sentito io con le mie orecchie che quando Pitagora è arrivato vicino al fiume, il fiume gli ha detto ciao Pitagora. Ora è un po' difficile immaginare che effettivamente quello sia successo. Un altro discepolo, un po' più pervertito, dice che aveva guardato attraverso il buco della serratura la sera quando Pitagora andava a letto e si metteva il pigiama, si toglieva la tunica vestita da notte, e dice: l'ho visto io che quando era rimasto nudo aveva un'anca d'oro, no? E anche queste sono cose senza senso, no? Quindi uno dubita che le cose che si raccontano di lui siano veritiere e comincia a dubitare che magari Pitagora non sia mai esistito, magari solo un mito che racconta quello che i pensatori dell'epoca poi volevano attribuire a un personaggio mitologico. Ma comunque sia andata, in realtà questa scoperta è stata fatta, quello che adesso vi racconto, e cioè Pitagora un giorno che camminava per le strade di Crotone e si trovò a passare di fronte a una bottega di un fabbro ferraio dove c'erano operai che usavano i battelli dei cudini, e naturalmente battendo questi cudini, questi battelli sui cudini, si sentivano dei suoni, e Pitagora notò, e questi suoni erano strani, a volte come quelli che abbiamo sentito prima andavano bene d'accordo insieme uno con l'altro, erano quello che si potrebbe chiamare oggi consonanti, suonavano bene insieme, e altre volte invece stridevano tra loro, sentivano due suoni che dicevano questo non va bene, e oggi li chiameremo dissonanti. E Pitagora volle cercare di capire che cos'è che rende i suoni consonanti o dissonanti, e questo però è un po' difficile da spiegare, soprattutto da un punto di vista fisico, cioè cercare di capire quali sono le cose che stanno dietro la fisica, diciamo, che sta dietro alla musica. Entrò dentro la bottega del Fabbro Ferraio e fece degli esperimenti con il martello. Prese per esempio due martelli uguali, questo ci voleva un gran pensatore per questo, no? Prese due martelli uguali, li batté sull'incudine e si accorse che i suoni che venivano fuori erano lo stesso suono, quello era abbastanza evidente, no? La cosa più interessante è che se uno prende invece due martelli che sono uno che pesa il doppio dell'altro, o l'altro metà di quell'uno, no? Il rapporto dei pesi è 1-2, e Pitagora provò a fare questi a batterli sulle cudini e si accorse che i suoni che venivano fuori, la nota che veniva fuori era la stessa, però l'altezza della nota era diversa, erano i due suoni a distanza di quello che i musicisti chiamano un'ottava. Se voi guardate il pianoforte, troverete per esempio due do consecutivi uno dietro l'altro. In realtà poi oggi sappiamo che le cose probabilmente non sono andate in quel modo, perché se voi provate a fare gli esperimenti con le cudi dei martelli, le cose non vi vengono, ma vi vengono molto bene invece con le corde che usano gli strumentisti, le strumentisti, che abbiamo stamattina con noi, cioè le corde del violino o del violoncello, oppure le corde della chitarra. Questa è una corda intera, e poi sentite una corda invece divisa a metà. Il suono è lo stesso, però l'altezza del suono è diversa. E questa è una scoperta, uno dice per quale motivo 1-2, perché non è 1-3-14, per dire, o così via. È una scoperta, così.
sì, così funziona il mondo, non semplicemente, altrimenti sarebbe stata un'invenzione, ovviamente. E Pitagora disse, beh, interessante, i numeri 1 e 2, i rapporti tra i numeri 1 e 2 descrivono, che sono rapporti numerici, descrivono da una parte delle quantità fisiche, le lunghezze delle corde, una corda è metà, ha una lunghezza metà di un'altra, e dall'altra parte invece degli intervalli musicali, cioè la separazione fra due note che distano tra loro di un'ottava. Quello però potrebbe essere un caso, succede così, no? È un caso fortunato. E invece se uno continua a provare a vedere che cosa succede effettivamente, Pitagora prende una corda, la divide in tre parti questa volta, non in due, e poi prende due terzi di questa corda, giusto, possiamo vedere, no? Sentiamo di nuovo la corda intera, no? Ecco, sentite che questa volta i suoni sono diversi, non è più lo stesso suono soltanto ad altezze diverse, proprio suoni diversi. I musicisti questi intervalli li chiamano intervalli di quinta, e questi intervalli di quinta sono descritti questa volta dai numeri 2 e 3, 2 terzi o 3 terzi a seconda che si va in una direzione o nell'altra, si salga o si scende di una quinta. Si può fare la stessa cosa col numero successivo, Pitagora usava 1, 2, 3, il numero dopo è 4, ovviamente, no? Quindi uno prova a prendere una corda, la divide in 4 parti questa volta, e poi ne prende 3, quindi 3 quarti o 4 terzi. E sentiamo stavolta e viene una quarta invece, come per esempio tra il do e il fa. Sentite, no? Di nuovo molto diverso. E a questo punto uno ha usato i numeri più ovvi che si potevano usare, 1, 2, 3, 4, cioè quei primi che vengono in mente, e subito si accorge che ci sono dei legami tra questi numeri e le note musicali. C'è anche di più, perché tutti voi studiate delle cose a scuola che magari si pensa che siano quali sono, però Pitagora scoprì che cosa? Che se voi prendete l'ottava, no? Cioè l'intervallo che c'è tra due note uguali ma con altezze diverse, no? una dietro l'altra, l'ottava va dal do al do successivo, però per andare dal do successivo si potrebbe partire dal do, arrivare al sol e poi andare dal sol al do. Il primo intervallo dal do al sol è una quinta, e il secondo intervallo dal sol al do è una quarta. Uno scopre che l'ottava si può dividere in due parti, che sono da una parte una quinta e dall'altra parte una quarta. Ok, va bene. Però se uno guarda i numeri che corrispondono a queste cose, l'ottava intera corrisponde al numero 2, rapporto 2 su 1. La quinta corrisponde al rapporto 3 su 2, la quarta al rapporto 4 su 3. Come si fa, questa è la domanda che fate tutti voi, siete liceali, no? O istituti tecnici, eccetera, no? A cui dovreste saper rispondere. L'ottava vale 2. Le due parti che costituiscono l'ottava dal punto di vista musicale, sommandole insieme, una quarta e una quinta, cioè corrispondono ai numeri 3 mezzi e 4 terzi. Come si fa a passare da 3 mezzi e 4 terzi a 2? Abbiamo anche degli ingegneri che fare questo, dei commercialisti, 3 mezzi, 4 terzi, come dobbiamo mettere insieme questi due numeri per arrivare a avere come risultato 2? Oh! È ancora presto da dirlo, però provate a immaginarvi questi numeri, no? Scritti davanti, 3 mezzi, 4 terzi, beh, ovviamente il 4 e il 2 è divisi tra loro, fanno 2, poi ci sono questi 3 che danno fastidio, però uno è un numeratore, l'altro è un denominatore, se uno li semplifica, no, scompaiono, come si fa da semplificare? Bisogna moltiplicare queste due frazioni. 3 mezzi per 4 terzi fa come risultato 2. Ora voi direte che a noi questo ce ne importa. Beh, questa è una scoperta fondamentale per la matematica, perché si scopre che per sommare degli intervalli musicali, bisogna moltiplicare i numeri che corrispondono a quegli intervalli. Ora mi immagino che tutti voi saprete che c'è una operazione matematica che trasforma i prodotti in somme. E qual è questa operazione? Quanto gli ingegneri commercialisti, ma anche gli studenti. Che cos'è che trasforma i prodotti in somme? No, a volte più semplice, il logaritmo, no? Se io prendo il logaritmo di un prodotto, no?
e il logaritmo prodotto uguale alla somma dei logaritmi. Ora uno dice, ma i logaritmi li hanno inventati nel 1600, no? Come faceva Pitagora a scoprire? Beh, in realtà evidentemente erano stati intuiti già 2500 anni fa, cercando di capire quali erano i rapporti tra la matematica e la musica. Voi direte, e questo nella pratica cosa succede? Cosa significa? Abbiamo detto che il nostro maestro è un musicista che suona il pianoforte. Avete mai visto come è fatto il pianoforte? Per quale motivo il pianoforte non è uno strumento che è semplicemente rettangolare? Dentro ci sono delle corde, no? Sono delle corde che hanno queste lunghezze, no? Che hanno i rapporti che vi ho appena descritto. Per quale motivo non si fanno i pianoforti con una forma rettangolare e invece si fa curvi? Che curva è quella del pianoforte? Beh, l'ho appena detto adesso, no? Deve essere una curva logaritmica, perché semplicemente ogni volta che uno aumenta di un'ottava deve raddoppiare, no? La lunghezza della corda. E infatti se voi guardate il pianoforte dall'alto vi accorgete che quella curva è quella che poi vi disegnano, è un esponenziale, da parte naturalmente è il logaritmo che è la funzione inversa. E questo sono tutte cose elementari, diciamo, infatti, che potevano fare i greci 2500 anni fa, che però sono state scoperte appunto cercando di mettere insieme queste cose. Quindi Pitagora scoprì che l'aritmetica, la scienza dei numeri interi, 1, 2, 3, 4, eccetera, messi insieme in questo modo, sommati, moltiplicati tra loro, eccetera, ha a che fare con la musica. E i greci cominciarono subito a estendere questa cosa, a dire, ma allora se noi riusciamo a descrivere la musica attraverso i numeri, magari riusciamo a descrivere anche altre cose attraverso gli stessi numeri. Pitagora si esaltò a questo punto, no? Cominciò a dire, beh, la matematica è una scienza fondamentale. Perché? Perché da una parte ci permette di descrivere la fisica, le lunghezze delle corde, i pesi dei batteri e così via, no? Cioè che sono grandezze fisiche. E dall'altra parte ci permette di descrivere invece la musica, gli intervalli musicali. Solo che le corde, i pesi dei batteri, eccetera, la fisica appartengono a un mondo che oggi noi chiameremo il mondo della natura, il mondo oggettivo è lì fuori, no? È quello che è, gli uomini semplicemente lo osservano dal di fuori. Mentre la musica è un campo completamente diverso, è quello che noi chiameremo oggi l'umanesimo, appartiene al campo delle arti. Notate che musica in greco voleva dire quello, no? Le muse erano le protettrici delle arti, e musiche per i greci era tutto ciò che era protetto dalle muse. Quindi quello che oggi noi chiameremo arte, la musica non si chiamava così in greco, si chiamava acustica, come ovviamente la si chiama ancora oggi, no? Perché aveva a che fare con l'udito, no? Ma c'erano tante altre arti. E quindi la musica in generale, le arti, l'umanesimo che è soggettivo da una parte, e la fisica invece, la scienza dall'altra, che sono invece oggettive, sono messe in contatto fra di loro da questi piccoli numeri, 1, 2, 3, 4, che a seconda di come uno li guardi, da una parte sono i rapporti tra le corde o tra i batteri, e dall'altra parte invece sono i rapporti tra le note. Allora i greci dicono, Pitagora dice, no, insomma, la matematica è un ponte, che collega l'umanesimo da una parte e la scienza dall'altra, e magari questo ponte poi permette anche di studiare altre cose. I greci non avevano molti divertimenti la sera, a differenza vostra, no? Che potete guardarvi le televisioni, no? Andare in discoteca, andare al cinema, eccetera. L'unica cosa che potevano fare di divertimento la notte, a parte l'ovvio divertimento che permette alla specie di continuare a riprodursi, no? Ma quello non è che si può fare tutte le notti e tutta la notte, no? Cioè, e il resto che non si poteva fare di notte, poteva guardare le stelle. E allora Pitagora cercò di cominciare a pensare, ma magari si riescono a descrivere i rapporti tra le stelle che si muovono nel cielo, anche i rapporti fra i pianeti magari si possono mettere insieme esattamente attraverso dei numeri, come si è fatto nel caso delle note musicali. E quindi qui ci sono tre materie completamente diverse, cioè l'aritmetica da una parte, la musica dall'altra e l'astronomia dall'altra, che diventano tre aspetti di un unico sapere che i greci misero insieme. Ce n'è anche un altro, che è la geometria, no? I
infatti poi queste quattro arti, aritmetica e geometria da una parte e musica e astronomia dall'altra, divennero le quattro materie di coloro che erano i vostri analoghi qualche secolo, qualche millennio fa. Gli studenti di una volta, invece di andare al liceo, studiavano nel periodo per esempio della scolastica, che prende il nome appunto dal fatto che c'erano tutte queste scuole, a scuola studiavano queste quattro materie, aritmetica e geometria da una parte e musica e astronomia dall'altra. Oggi voi non lo fate più, per esempio non credo che studiate musica a scuola, probabilmente astronomia sì, la fate però nelle scienze, aritmetica e geometria la fate matematica, queste cose sono diventate separate tra loro, però una volta per i greci non lo erano ed erano parte tutte di una stessa cosa. La geometria, uno potrebbe chiedersi ma cosa c'entra con la musica? Questo lo vediamo tra un momento, ma prima magari sentiamo ancora un po' di musica per tirarci su lo spirito. La geometria, uno potrebbe dire, che cosa serve?
stata poi in seguito, molto dopo Pitagora naturalmente, verso il 600 e il 700, e che anche la geometria può entrare dentro la musica. Per esempio uno può prendere uno spartito, che è il modo in cui si scrivono le note sulla carta. Tanto per cominciare, se qualcuno di voi ha mai visto uno spartito, che comunque c'è cioè, qui, che potete venirla a vedere, no? E accorgete che le righe dello spartito, che sono l'analogo delle righe di un libro che voi leggete, per esempio un libro di letteratura, no? Solo che mentre i libri di letteratura hanno soltanto le righe in cui si scrivono le parole e le lettere, i libri della musica, cioè gli spartiti della musica, hanno queste righe, e all'inizio di ogni riga c'è una frazione. Questo uno dice, oh, guarda qui che la matematica salta fuori direttamente anche sul modo come si scrive la musica. Questa frazione a cosa serve? Beh, per esempio c'è scritto 3/4 o 2/4 o 6/8 o così via. Beh, quello ci dice esattamente qual è il ritmo che questa musica deve avere. Quando c'è scritto 3/4, per esempio, all'inizio di una riga, vuol dire che in ogni battuta ci sono 3 note che hanno lunghezza 1/4, oppure 6 note che hanno lunghezza 1/8, e quello diventa 6/8, eccetera. Quindi vedete che la aritmetica non la si vede anche a occhio dentro la musica. La geometria la si può vedere quando gli spartiti sono scritti in una maniera particolarmente simmetrica. Una volta si vede magari che c'è una serie di note che va in una certa direzione, poi si vedono le stesse note che magari ritornano giù in un'altra direzione. Oppure invece di andare su e poi tornare giù, si fa al contrario, prima si va giù e poi si va su e così via. E si scopre che a volte uno può prendere questi spartiti in cui sono scritte le note e si accorge che magari questi spartiti si possono girare sotto sopra, cosa che per esempio non possiamo fare normalmente quando leggiamo delle cose scritte nella lingua nostra, no? In italiano. Se uno prende un libro e lo gira sotto sopra, si accorge che non lo può leggerlo, perché le parole non sono simmetriche rispetto alla pagina. Invece le note spesso si possono girare sotto sopra, addirittura gli spartiti si possono guardare contro luce e anche lì si possono guardare in due direzioni diverse. Ogni foglio che rappresenta della musica, in teoria, non rappresenta solo una musica, ma la rappresenta quattro: quella che si legge in maniera normale, come è stata scritta, quella che si legge sotto sopra, quella che si legge contro luce in maniera normale e quella che si legge contro luce in maniera invertita dall'altra parte, messa di nuovo sotto sopra. Queste cose sono trasformazioni geometriche, sono riflessioni. Si potrebbe prendere uno spartito e rifletterlo con uno specchio in maniera orizzontale o in maniera verticale. Certo, se uno non suona è più complicato capirlo, però vi posso fare un esempio molto semplice in cui queste cose succedono anche nella lingua normale. Provate a immaginare la lettera B, come la scrivete, no? In maniera più semplice possibile, c'è un trattino verticale e poi c'è una specie di semicerchio che mettete sulla destra di questo trattino in basso, no? Se voi prendete uno specchio e riflettete una B con uno specchio che è messo in maniera orizzontale, che cosa succede? Il trattino verticale rimane di nuovo per quello che era il trattino verticale, però quel semicerchio che era in basso del trattino, quando lo riflettete su uno specchio orizzontale, adesso rimane in alto. La B, che era il punto di partenza, quando la riflettete diventa una P, cioè la stessa lettera che però è stata riflessa e diventa in realtà una lettera diversa. Ma se lo specchio invece di metterlo in orizzontale lo mettete in verticale, cosa succede? Il trattino rimane sempre il trattino verticale. Però quello che era a destra, questa volta se lo rimettete sullo specchio verticale, passa a sinistra. La B è diventata una D. E la D, se poi la riflettete di nuovo sullo specchio orizzontale, che cosa succede? Diventa una Q. Cioè, se provate a scrivere queste quattro lettere, B, D, P e Q, vi accorgete che sono la stessa lettera riflessa semplicemente dentro degli specchi. Beh, questo è quello che succede moltissimo nella musica barocca, la musica di Bach, per esempio, o tanti suoi contemporanei, che gioca proprio su queste riflessioni. Prendere dei pezzi di musica e suonarli come se fossero riflessi in uno specchio verticale o orizzontale.
Poi direte, vabbè, siamo molto contenti che la matematica, tipo l'aritmetica o la geometria, si possa applicare alla musica, ma a noi, per esempio, nella vita ci cambia qualche cosa? Credo di sì, perché, per esempio, voi non so quanta musica frequentate, ma sicuramente musica popolare ne frequentate parecchie, ma soprattutto vivete la vostra vita, una buona parte della vostra vita, con un telefonino in mano, no? E spesso che cosa fate col telefonino? Parlate al telefono ovviamente con qualcuno che sta dall'altra parte della città e vi sta a sentire, oppure mandate dei messaggi vocali, oppure prendete dei CD o semplicemente delle USB e mettete dentro il computer e salta fuori della musica attraverso gli altoparlanti, oppure li registrate voi, no? Attraverso un microfono. Ma vi siete mai chiesti come succedono queste cose che per uno che guarda dal di fuori potrebbero sembrare semplicemente dei miracoli, no? Io prendo una chiavetta dentro la quale ci sono semplicemente dei bit codificati, cioè dei numeri codificati. Com'è possibile che questa chiavetta, quando la metto dentro il computer, attraverso un altoparlante tiri fuori della musica? Com'è possibile che con un telefono voi riusciate a parlare con qualcun altro che è distante da voi e fargli sentire la vostra voce? Non so se vi siete mai chiesti, perché se non ve lo chiedete siete un po' come quei selvaggi di una volta, quando gli occidentali arrivarono e volevano fare dei regali ai selvaggi. Spesso regalavano, per esempio, delle sveglie, quelle vecchie sveglie, no? Che avevano ancora il campanello sopra. I selvaggi non sapevano cosa farsene di queste sveglie, spesso se le appendevano al collo, perché non capivano che quello era uno strumento che serviva per misurare il tempo, no? O addirittura, no? per svegliare le persone la mattina. Noi spesso, quando usiamo gli strumenti tecnologici come il telefonino, siamo come quei selvaggi, non abbiamo idea di cosa succeda dentro questo, siamo degli idioti tecnologici, no? Cioè non abbiamo idea di cosa succeda tra quello che noi facciamo, parlare dentro un telefono, e quello che fa con colui che ci ascolta dall'altra parte, no? Quando ci ascolta. Beh, questo è possibile grazie a quello che Pitagora in particolare aveva incominciato a scoprire, ma naturalmente ci sono voluti secoli e millenni per arrivare alle realizzazioni tecnologiche. Una delle prime cose fondamentali è stata questa, che abbiamo visto prima che i suoni vengono fuori da delle corde che vibrano, no? Per esempio. Uno se ha una mentalità matematica e se arriva verso il 600 o il 700, no? 1600-1700, si può chiedere, ma se io tiro una corda, non semplicemente così, non la tendo fra due punti, no? Come se fosse attaccata al muro, e poi metto degli assi cartesiani, semplicemente, lo dico bene, la corda è disposta per esempio sull'asse delle X, no? E messa lì così. E poi la faccio vibrare, no? E sento un suono. Come posso descrivere attraverso una funzione matematica questo suono che vibra? C'è un modo per descrivere appunto questo movimento che fa la corda, o le parti della corda, e che movimento fa questa corda che vibra, no? quando emette un suono? Beh, questo ci fu un signore che si chiamava D'Alembert, che qualcuno di voi forse ha sentito nominare, perché poi è passata la storia insieme a un altro signore che si chiamava Diderot, perché hanno fatto quello che nel Settecento è diventato il simbolo un po' dell'illuminismo francese, la famosa enciclopedia delle arti e dei mestieri, che è diventata innanzitutto un'opera enorme, è stata la prima poi delle enciclopedie che tutti noi avevamo in casa fino a qualche tempo fa e che oggi poi abbiamo in rete. Wikipedia, per esempio, è semplicemente un'enciclopedia in rete. Notate come matematico e letterato all'epoca lavorassero insieme a un progetto semplicemente culturale come quello dell'enciclopedia. E D'Alembert che cosa fece? Riuscì a scrivere un'equazione che si chiama l'equazione d'onda, un'equazione alle derivate parziali, per chi sa che cosa sono le derivate e in particolare le derivate parziali. Fu la prima equazione di quel genere, un'equazione che descrive il movimento di un'onda, perché la corda quando vibra fa come se fosse un'onda semplicemente nel mare, quando vediamo, no, le onde che si increspano. Ora, questo che cosa ci fece capire? Fece capire a loro nel Settecento che i suoni
sono funzioni che sembrano delle onde appunto dell'acqua del mare. Voi avrete immaginato, immagino che essendo licei scientifici o scuole tecniche, quando avete fatto matematica avrete studiato trigonometria, avrete studiato delle funzioni che si chiamano seno e coseno e sapete disegnare come sono fatte queste funzioni seno e coseno. Queste funzioni sono fatte esattamente come vi ho appena fatto vedere prima, ma sono appunto delle sinusoidi, no? Si descrivono attraverso queste funzioni trigonometriche seno e coseno. Ora uno dice, ah bene, interessante, perché il movimento della corda è un movimento che descrive delle sinusoidi, come diremmo oggi, e che si può descrivere in maniera matematica. Ma dal punto di vista musicale, le sinusoidi che suoni sono? Credo che nessuno di voi abbia mai sentito, forse sì, perché oggi avrete sentito gli strumenti elettronici, per esempio. Solo gli strumenti elettronici riescono a fare dei suoni che sono delle perfette sinusoidi. Prima abbiamo sentito, per esempio, un violino o un violoncello che suonavano, e quei suoni sono la cosa più lontana dalle sinusoidi che si possono immaginare. Se oggi voi prendete un computer e chiedete al computer, come è facile fare, di farvi vedere l'immagine matematica di quello che state sentendo con degli strumenti musicali, vi accorgete che non sono mai delle cose così semplici come delle sinusoidi, ma sono delle cose estremamente complicate. E uno dice, vedi, allora nel Settecento questi matematici erano un po' ingenui a pensare che le sinusoidi potessero descrivere la musica. La musica è qualcosa di molto più complicato. In effetti così sembrerebbe. L'unico modo di fare dei suoni che sono delle sinusoidi, a parte gli strumenti elettronici moderni, sono i diapason, non so se l'avete mai visti, sono delle specie di forchette e uno li batte, no? con una bacchetta, ecco, e questi diapason sono in grado di fare un suono. Però quando sentite questi suoni che sono descritti attraverso delle sinusoidi, questi suoni sono estremamente freddi, sono metallici, sono per l'appunto l'analogo di quelli che oggi sentiamo con gli strumenti elettronici. Qual è la differenza tra i suoni elettronici e i suoni degli strumenti naturali che noi sentiamo? È il fatto che gli strumenti naturali fanno dei suoni molto complessi, sembrerebbe non esserci nessun legame. E invece nell'Ottocento arrivò un signore che si chiamava Fourier, che scoprì una cosa straordinaria. Scoprì che non soltanto quelle funzioni, diciamo così, quei suoni molto complicati che noi vediamo sul computer si possono ridurre a dei suoni semplici come quelli che citavo prima delle sinusoidi, ma qualunque funzione praticamente che voi disegnate, voi fate uno scarabocchio sul vostro foglio e questo lo si può decomporre in tante parti che sono tutte ciascuna delle sinusoidi. Uno dice, ah, questo è interessante, si può fare quello che si chiama una decomposizione di Fourier e le componenti semplici di queste sinusoidi sono dei suoni puri e scopriamo che quelli suoni che noi sentiamo con l'orecchio che fanno gli strumenti musicali, la nostra voce, qualunque rumore del mondo, sono in realtà delle somme di questi suoni puri. E allora voi direte, a noi questo non ce ne frega, per il telefonino per esempio. Beh, sapete come un suono viene trasmesso dal telefonino quando voi lo fate e parlate a quello che lo riceve? Anzitutto si prende un suono, per esempio uno fa A. Uno dice, ma questo suono è complesso? Certo, se lo guardiamo è molto complicato, ha molte sinusoidi, o quello che i musicisti chiamerebbero, ha molte armoniche. Lo si prende e lo si decompone in tutte le sue, o perlomeno in alcune delle sue armoniche fondamentali. Ciascuna di queste armoniche è una sinusoide, qualcuna magari ha delle gomme molto vicine e piccole, altre magari hanno delle gomme alte e lontane, eccetera. Come si fa a descrivere una sinusoide? Quanti parametri ci vogliono per descrivere una sinusoide? Beh, una sinusoide ha anzitutto un periodo, no? Cioè perché continua a salire e scendere in maniera regolare. Quindi bisogna descrivere la lunghezza, diciamo così, dell'onda. E poi può essere più alta o più piccola, no? Quindi ci vuole un secondo parametro che ci dice quanto è alta quest'onda. E poi c'è un terzo parametro che ci dice come comincia, se parte semplicemente da zero, magari lo zero arriva un po' dopo, eccetera. Ci vogliono tre numeri per descrivere una
sinusoide, cioè un foro puro elettronico, diciamo così. Sono la lunghezza, l'altezza e la cosiddetta fase, tre numeri. Se voi voleste trasmettere attraverso un telefonino a qualcuno che vi sente un suono puro, una sinusoide, sarebbe molto facile. Uno traduce anzitutto la sinusoide che voi trasmettete nei tre numeri che la descrivono. Uno poi trasmette attraverso il telefonino semplicemente dei numeri, dei bit. Questi numeri dall'altra parte vengono presi e vengono ritradotti nella sinusoide iniziale. Quindi è facile trasmettere una sinusoide. Ma una parola che voi trasmettete, quella è una cosa estremamente complessa, prima di tutto perché c'ha varie sillabe, quindi tanti suoni. Ma ciascun suono è, come dicevo prima, ha tante armoniche. Voi riconoscete la voce di colui che parla nel telefonino. Il che vuol dire che riconoscete esattamente tutte queste sinusoidi una sull'altra. Allora cosa si deve fare? Ogni volta che voi dite una parola, pensate cosa c'è dietro a questi strumenti che noi usiamo e abusiamo continuamente, no? Senza sapere la meraviglia tecnologica che c'è dietro. Quando io trasmetto una parola o anche solo una sillaba, il mio telefonino prende questa sillaba, la decompone in tutta una serie di sinusoidi, di ciascuna di questi sinusoidi mi dice quali sono i tre numeri, trasmette tutti questi tre numeri, quindi un pacco di terne di numeri che arriva dall'altra parte. Dall'altra parte questi tre numeri vengono di nuovo ritrasmessi come sinusoidi, li si mette insieme ed esce fuori questo suono che è simile a quello di partenza. C'è un problema però, che è vero che Fourier aveva detto che ogni suono si può effettivamente decomporre in una serie di armoniche sinusoidali. Il problema è che in genere ce ne sono infinite. E come farebbe un telefonino a trasmettere infinite informazioni, cioè infinite terne, per trasmettere un unico suono? Sarebbe impossibile. E allora che cosa si fa? Uno decide di non trasmetterlo esattamente come viene emesso. Si fa quello che si dice, si tagliano i suoni troppo alti o i suoni troppo bassi. Più si taglia, più la cosa diventa rozza e si sente male, e si riconosce male anche la voce o il suono che è stato trasmesso. Più se ne mettono naturalmente meglio viene, però metterne tante che cosa vuol dire? Vuol dire trasmettere più informazioni. E quindi costa di più non soltanto da un punto di vista economico, ma costa di più anche da un punto di vista tecnologico. È la stessa cosa che succede per esempio con le vostre immagini. Quando voi trasmettete una foto, se volete trasmettere una foto ad alta risoluzione ci vuole più tempo, ci vogliono più giga, naturalmente vi costa di più sia energeticamente che economicamente. Se invece vi accontentate di una foto trasmessa a bassa risoluzione, no? Potete farlo più velocemente. E quindi adesso quando partite e telefonate a qualcuno, no? E dite una parola, provate a immaginare che cosa sta succedendo questo dentro il vostro telefonino. Voi fate un suono, lui decide, dice, beh, io taglio un po' di queste cose, allora invece di fare infinite armoniche ne faccio soltanto, mettiamo 50, 100, di ciascuna di queste devo dare tre numeri, quindi ogni cosa, se faccio 100 armoniche, ci sono 300 numeri che partono, vanno dall'altra parte, vengono ritrasmessi di nuovo, rimessi insieme, questo per ciascuna sillaba che voi fate e che trasmettete dall'altra parte. Per trasmettere le immagini la cosa è simile, immaginatelo, sapete benissimo che ci sono sul vostro computer dei pixel, ad esempio, o sul vostro cellulare ci sono dei pixel. Dovete decidere voi quanti pixel usate, per esempio, se fate 10x10 ovviamente viene una foto molto sgranata, se fate 1000x1000 ovviamente viene una foto molto meglio. E cosa trasmettete nel caso dei pixel? Beh, prendete un'immagine, la dividete in tanti quadratini, e in ciascuno di questi quadratini voi dovete dire qual è il colore che deve andare dentro, viene trasmesso con i tre colori fondamentali, no? Per esempio red, green e blu, no? Rosso, verde e blu, e anche lì ogni foto che parte, no? le stupide foto che noi trasmettiamo, no? Ai nostri amici e ai nostri parenti, no? Dietro hanno questa enorme tecnologia, ogni foto viene presa, divisa in tantissimi quadratini, in ciascun quadratino si trasmettono i tre colori e anche addirittura le informazioni, se le volete, più nitide o meno nitide, e così via, e poi si rimettono insieme e tutto quello che viene trasmesso è soltanto numeri, ed è questa la vera scoperta dell'Italia. Dietro ai telefoni e a tutta l'elettronica, diciamo così, musicale o acustica,
dietro ci sono soltanto numeri, il computer altro non capiscono, fanno soltanto trasmissioni di numeri, ma questi numeri a seconda dei casi trasmettono i colori che corrispondono ai bits, oppure trasmettono i parametri che corrispondono alle armoniche fondamentali dei suoni, no? E dietro c'è tutta questa matematica. Al Pitagora effettivamente aveva ragione, aveva scoperto che la matematica è quella che in realtà sta dietro il mondo, ci permette di descrivere come è fatto il mondo. E voi potreste magari dire, però sì, però insomma, il mondo prima di tutto non ha nulla a che fare con la musica e poi probabilmente non ha nulla a che fare con la matematica, siamo noi uomini che dietro ci mettiamo queste impalcature. Ebbene, per concludere invece, la cosa interessante è che oggi, quindi queste sono cose che non sono state verificate, sono l'ultima frontiera, diciamo così, della scienza. Oggi la teoria delle stringhe ci dice che la materia è fatta in maniera strana, perché non so a che punto, come voi vi immaginate la vostra materia, cioè la materia che ci circonda, a seconda di cosa vi hanno insegnato a scuola e di che scuola avete fatto. Una volta, no, si sarebbe detto, vediamo agli inizi del Novecento, uno avrebbe detto, ci sono degli atomi, la materia è fatta di atomi messi insieme, la parola atomo significa non divisibile, no, indivisibile, e quindi sono cose oltre le quali non si può andare, e quindi si pensava che la materia fosse costituita di atomi. Pensate per esempio, se fate chimica a scuola, alla tavola di Mendeleev, no? Gli atomi fondamentali, no, degli elementi dei 92, per esempio, elementi principali. E beh, poi però all'inizio del Novecento si è capito che insomma, gli atomi non sono mica tanto indivisibili. Gli atomi si è cominciato a immaginarli, Rutherford per esempio e gente di questo genere, a immaginare che c'è un nucleo dentro l'atomo e poi ci sono degli elettroni che girano attorno. Poi si è scoperto che il nucleo, anche quello, non è tanto, tanto indivisibile, è fatto di palloni, gli elettroni sono dei pallini che girano attorno al nucleo, ma il nucleo è fatto di protoni e neutroni, no? Delle pallone, diciamo così, messe insieme. Quindi uno dice che la materia è fatta di tre costituenti fondamentali che sono protoni, neutroni e elettroni. Poi però se uno va avanti nel Novecento si scopre che sì, sembra così, gli elettroni sono rimasti come erano, cioè per ora sembra che siano indivisibili, ma i protoni e i neutroni no. Si è scoperto negli anni 60 che ci sono quelle cose che si chiamano quark, che tutti conoscono perché c'è una trasmissione televisiva di Piero Angela che è andata avanti per decenni, no? Però quello è il nome di queste componenti, e i protoni e i neutroni sono fatti di tre quark. Allora uno dice, bene, adesso sappiamo com'è la materia, fatta di elettroni e quark e altre cose simili, no, a queste, il cosiddetto modello standard, ma oggi nemmeno più quello si dice, beh no, c'è ancora altro dietro, e cosa c'è dietro? Oggi si pensa che ci siano, e qui diventa interessante perché siamo tornati alla musica di Pitagora e alla musica che abbiamo sentito stamattina con gli strumenti a coro, no? Il violino e il violoncello sono strumenti in cui ci sono delle corde che vibrano. Oggi c'è una teoria che si chiama la teoria delle corde, o la teoria delle stringhe, perché è presa dalla parola corda in inglese, che si dice string, no? Che comunque ha il significato, infatti string, quartetto per esempio in inglese, quartetto di strumenti ad arco, di corde. E l'idea è questa, che ci sono delle corde che vibrano. Queste corde si chiamano, sono appunto le stringhe, e queste corde vibrano, e che cosa fanno? Quando una corda vibra fa dei suoni, no? E i suoni che noi sentiamo, li sentiamo nel nostro mondo, dentro l'atmosfera, il mondo a tre dimensioni. Ma il mondo della teoria delle stringhe è un mondo più complicato, è un mondo a 11 dimensioni, o 10 più 1, insomma, una in tempo. E queste dimensioni, ci sono queste corde che vibrano in questi spazi a 10 dimensioni. E quali sono i suoni che fanno queste corde? Beh, non sono proprio suoni, ovviamente i suoni sono le vibrazioni delle corde, degli strumenti a corda nel nostro mondo, nella nostra atmosfera. Queste stringhe che vibrano fanno delle vibrazioni, fanno dei suoni, e questi suoni sono le particelle elementari. Gli elettroni sono vibrazioni di queste stringhe, i protoni sono vibrazioni diverse di queste stringhe, i neutroni altre vibrazioni sono le armoniche. Scopriamo che il mondo è una grande orchestra,
Non solo, oggi non ci sono solo le stringhe, nella teoria delle stringhe, ci sono anche le membrane, quindi che sono come le pelli dei tamburi, cioè gli strumenti a percussione. Cioè il mondo è una grande orchestra in cui ci sono strumenti ad arco e strumenti a percussione che vibrano, e queste vibrazioni sono quello che noi chiamiamo la materia, cioè elementare, gli elettroni, i protoni, i neutroni e tutte le altre particelle. Cioè, in altre parole, l'idea di Pitagora che il mondo aveva una sua armonia, che la musica descriveva il mondo e che questa musica a sua volta poteva essere descritta dalla matematica, 2500 anni dopo è esattamente l'idea che hanno i fisici oggi. Il mondo è una grande orchestra ad archi e a percussioni, le vibrazioni di questi strumenti sono quello che noi chiamiamo le particelle, e tutto questo viene descritto da Pitagora, da matematica, che ovviamente è la matematica più complicata di quella che vi ho descritto stamattina, non sono numeri 1, 2, 3, ma sono queste funzioni, queste serie, no? Queste somme di, appunto, che si chiamano serie di Fourier, no? Ma anche cose molto più complicate, però l'idea fondamentale è sempre quella. La matematica è il linguaggio fondamentale che serve da una parte per descrivere la fisica, il mondo esterno, dall'altra parte per descrivere la musica, ma oggi poi sappiamo che la musica non è soltanto, tra virgolette, quella che noi sentiamo con le nostre orecchie e che è fatta, suonata dagli strumenti musicali, ma è addirittura quella che noi chiamiamo la materia, cioè la materia non è altro che la musica che fanno gli strumenti che sono appunto queste stringhe e queste membrane. Sono le 10.30, io direi che per questa mattina, voi ne avete di sicuro abbastanza, noi dopo ci andiamo in altre scuole, ma vi ringraziamo per la vostra attenzione e buona scuola e buon proseguimento.